Dopo Roma e Milano, Vox Italia approda a Napoli. Ai nostri microfoni, Diego Fusaro, quindi Vox voce, a chi vuoi dare voce? Ma allora, Vox Italiae, Italiae nella lingua latina può svolgere la funzione tanto di genitivo quanto di dativo, quindi Vox Italiae aspirerebbe a essere la voce dell'Italia e quindi del popolo italiano silenziato e reso irrilevante dai processi di globalizzazione, e poi sarebbe anche l'aspirazione a ridare voce all'Italia che è in qualche misura marginalizzata da una serie di processi come quelli dell'Unione Europea. Questo attacco violentissimo contro il sovranismo, scusami, sta invece incentivando in più parti d'Europa proprio i sovranismi. Sì, vero è che nelle frange dei sovranismi ci sono molti imbecilli che meritano di essere disprezzati e criticati, quindi partiamo da questo presupposto. Ma in realtà l'attacco non è rivolto a loro, il vero attacco è contro l'idea di sovranità nazionale, no? Quando il Parlamento dell'Unione Europea condanna il comunismo e il fascismo equiparandoli, in realtà non importa nulla né del fascismo né del comunismo che sono morti e sepolti. Interessa invece agli euroinomani di Bruxelles criticare l'idea dei diritti sociali abbinata al comunismo e l'idea della sovranità nazionale abbinata al fascismo. Questo è l'obiettivo. Quindi l'attacco al sovranismo in realtà è semplicemente l'attacco al principio sacrosanto di sovranità nazionale. Senza sovranità nazionale non ci può essere democrazia. Ultima domanda, no, Vox non è né di destra né di sinistra, io faccio fatica a crederlo perché il tuo obiettivo e punto di partenza è sempre il socialismo, quindi è molto caratterizzato Vox. Invece per queste regionali cosa farete in Campania? Beh, questo bisogna chiederlo a chi lavora nella regione. Io vivo a Milano e quindi non sono esperto delle questioni partenopee, per cui non ho titoli per rispondere. Posso invece rispondere all'altra domanda sul fatto che non siamo né di destra né di sinistra. In effetti il socialismo viene più abbinato solitamente alla sinistra, ma in realtà intanto conosciamo anche forme di socialismo che si sono definite tali ed erano più spostate a destra, ma poi conosciamo anche paradossalmente forme di sinistra che sono nettamente antisocialiste. Socialiste e liberiste, per questo noi diciamo che siamo socialisti e non di destra o di sinistra, perché non vogliamo richiamarci né alle destre storiche novecentesche, ma nemmeno alle sinistre odierne fucsia che hanno tradito il socialismo. Quindi preferiamo abbandonare questa dicotomia e ripartire dalla fondamentale forse opposizione fra socialismo e individualismo. Il liberismo è il partito dell'individualismo, il socialismo dovrebbe essere il partito della comunità solidale, da lì bisogna ripartire. Io volevo chiudere qua, ma un'altra domanda, in ancora l'obbligo. Il meridionalismo, che è un fermento vivacissimo, in modo particolare dalla Sicilia fino al Garigliano, sta facendo grossissimi passi avanti. Sì, io sono pienamente solidale con le ragioni del meridionalismo per il semplice fatto che, avendo studiato un po' di storia, ho chiara contezza di cos'è stata l'unificazione dell'Italia, un'aggressione violenta e via discorrendo. L'aveva capito bene Gramsci, l'hanno capito bene moltissimi altri studiosi, cioè. Ciò detto, non dobbiamo cascare, a mio giudizio, nell'errore della Catalogna, che vuole la sua indipendenza rispetto a Madrid e lo fa chiedendo supporto all'Unione Europea. Bisogna rivendicare la piena, ovviamente, sovranità culturale, identitaria, del territorio, ma prendere coscienza del fatto che oggi il territorio, è in qualche misura molto più forte se resta unito in un progetto nazionale più grande che non se si disgrega come vorrebbero invece i signori del mondialismo, gli stessi che finanziano per inciso le spinte autonomiste in Catalogna e che giubilerebbero nel vedere il Veneto autonomo dall'Italia o la Sicilia indipendente dal resto della penisola, perché otterrebbero il loro risultato, che è quello di produrre il disfacimento, lo sfarinamento degli stati nazionali, no? Modello, se vuoi, un modello interessante di questo fu quello dell'ex Jugoslavia, che era uno stato sovrano nazionale di grande potenza, che poteva stare dinanzi all'Unione Sovietica, agli Stati Uniti, con Tito, aveva una sua potenza storica. Oggi l'ex Jugoslavia è stata balcanizzata e frammentata in un pulviscolo di stati tutti irrilevanti. E questo è l'obiettivo del mondialismo, balcanizzare anche l'Europa e anche l'Italia nella fattispecie. Grazie. Grazie.
Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia. Noi abbiamo appena sentito Diego Fusaro. Per queste regionali voi in Campania sarete presenti? Se sì, con chi andrete? Noi non ci siamo ancora posti questa domanda, c'è il nostro bravissimo coordinatore regionale Mario Gallo che valuterà autonomamente e liberamente se il partito è già pronto per affrontare una competizione elettorale. Ci tengo però a precisare che Vox non è un contenitore di potere, è un contenitore di pensiero, per cui in questa fase la nostra principale ambizione è quella di diffondere buone idee, di dare una buona lettura della realtà, di spiegare alla gente quali sono le cause vere e nascoste dell'aumento della povertà, della disoccupazione, dell'emigrazione, specie nel meridione, a Napoli in particolare, intere generazioni vanno via, non trovano lavoro. Esistono delle cause profonde che vengono dissimulate, nascoste dal circuito informativo prevalente, complice della politica, che non spiegano quali sono in radice le dinamiche che portano a vivere delle condizioni di disperazione sociale. Vox nasce quindi per far cadere questo velo, per raccontare una storia autentica e diversa rispetto a quella che viene diffusa. Basta criminalizzare le regioni meridionali e i meridionali in particolare e gli italiani tutti, quali nulla facenti, pigri, come vengono dipinte da una certa narrazione che pretende sempre di glorificare l'opera dei popoli del nord, contrapponendoli alla presunta incapacità di essere produttivi dei popoli meridionali. Noi vogliamo spiegare che dentro questa architettura europea non è possibile per nessun popolo raggiungere un livello di dignità collettiva, perché ci viene tolto in radice dal modello che è stato pensato e imposto da alcune specifiche oligarchie europee che difendono dei precisi interessi. Noi vogliamo smontare alla radice questo meccanismo infernale che produce, per come è stato creato, disperazione e povertà. Quando saremo pronti, quando culturalmente il nostro passaggio sarà passato, la traduzione politica verrà di conseguenza. Presidente, a che titolo oggi è qua da Vox? Vox ha aderito alla nostra mobilitazione per il referendum che si terrà sulla macroregione autonoma del Sud, quindi era doveroso, oltre al fatto che ci sono degli amici da Diego Fusaro a Gallo a Dice che hanno organizzato questa iniziativa, che è un'iniziativa importante perché qui in Campania la mobilitazione politica basata su dei contenuti, su una concezione del mondo, della vita, che in qualche modo voglia riscattare questo territorio, ecco, ce n'è bisogno di questo e quindi speriamo, insomma, di mettere in campo un dibattito fruttuoso. Può diventare un soggetto politico antitetico a quelli là tradizionali, secondo lei? Beh, penso che Vox innanzitutto debba strutturarsi e poi inevitabilmente farà delle scelte, magari non saranno le stesse territorio per territorio, e, insomma, è abbastanza chiaro però che sarà difficile per un soggetto politico come questo avvicinarsi a chi in questo momento detiene in mano le redini del governo del paese. Che farete per queste regionali? Stiamo valutando l'eventuale discesa in campo per le regionali, se le condizioni saranno mature probabilmente presenteremo la lista alle regionali. Non abbiamo ancora stabilito se andare in apparentamento o eventualmente andare da soli, ma tutto dipende dalle forze che si manifesteranno sul campo. Abbiamo aperto già 6 circoli in Campania, quindi gli attivisti ci sono, le persone si stanno impegnando, questo nuovo progetto politico suscita molto interesse, vedremo. Oggi è l'evento di presentazione, da domani ci metteremo con calma a valutare l'opportunità di presentare anche la lista alle regionali. Vox, come dice sempre Fusaro, è precisa su questa cosa con fermezza, non è né di destra né di sinistra, con chi vi apparenterete? Vox vuole rappresentare un partito tradizionale con le radici saldamente piantate nel terreno come un albero con i rami protesi verso l'alto. Attualmente non abbiamo stabilito apparentamenti e si delineerà l'opportunità di eventuali apparentamenti nel momento in cui decideremo di scendere in campo per le elezioni politiche. Sicuramente, come più volte ha espresso l'ispiratore del movimento Diego Fusaro, noi vogliamo rappresentare una visione del mondo. Noi non siamo un partito post-ideologico, noi siamo un partito fieramente ideologico con le idee chiare e con alla base la cultura del lavoro, dell'istruzione, del sociale. Ci definiamo anche un partito socialista, vogliamo coniugare valori di destra e idee di sinistra, quelle che nell'immaginario collettivo possono essere i valori di destra, quindi l'ordine, il rispetto delle regole, la famiglia, lo Stato, la Costituzione. Le idee di sinistra sono il sociale, la difesa dei lavoratori, la difesa delle classi sfruttate. Cerchiamo di prendere il meglio da questa esperienza in un momento in cui il post-ideologismo per noi è finito.
quindi fieramente ideologici, fieramente piantati su cose concrete e reali. Infatti l'iniziativa che abbiamo fatto qui alle Terme di Agnano non è casuale, perché l'hotel Terme di Agnano è chiuso, l'abbiamo con grande sforzo organizzativo riabilitato per l'apertura in questo evento, proprio per dare un segnale, perché ci sono lavoratori che rischiano di perdere il posto, perché è un bene del Comune di Napoli che non può essere così trascurato. Perfetto. Ultima domanda. In Campania, ma in tutto il sud Italia, ci stanno grossi fermenti meridionalisti, CMI e la Confederazione dei Movimenti Identitari. Non sarebbe l'unico probabilmente soggetto con il quale apparentarvi? Noi abbiamo all'interno del nostro paradigma politico anche il tema meridionalista, perché io dico sempre, io sono prima napoletano, poi campano, poi italiano e in un'altra forma, non quella attuale, anche cittadino europeo. Quindi sicuramente il tema meridionalista è sentito, abbiamo più volte fatto interventi, anche in miei recenti articoli che sono stati pubblicati toccavo questi temi. Quindi sicuramente sono nostri alleati.